Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho provato a fare i biscotti ai cereali e devo dire che sono riusciti molto ma molto bene, sono ottimi per la dieta. Andiamo a vedere come farli insieme. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti, li trovate scritti in descrizione all'inizio. I cereali, li frullo un pochino, non finissimi, li lascio un pochettino grossi, diciamo. Questa è l'avena, queste sono le mandorle, e i fiocchi di riso, lo stesso, li ho fatti girare un pochino, e i cornflakes. Bene. Comincio a mescolare gli ingredienti. Metto la farina, questa è una farina di tipo 1 molino cipolla, però se volete potete usare anche la farina tipo 2, ad esempio, o l'integrale addirittura. Ci aggiungo intanto lo zucchero di canna. Poi piano piano aggiungo tutto il resto. O se volete potete anche variare gli ingredienti, eh. Io ho provato, li ho pesati e quindi poi ho visto che la ricetta è venuta bene, quindi vi ho messo quello che ho usato io. Bene, anche i fiocchi di riso. I mirtilli li ho leggermente spezzettati, non con il frullatore perché sono umidi, e quindi li ho spezzettati con un coltello, eh. Ok, metto anche i mirtilli. Metto questo cucchiaino ma scarso di lievito per dolci. Lo metto giusto, è un lievito vanigliato, quindi giusto per profumare un pochino, per far legare un pochino l'impasto. Aggiungo un pizzico di sale, scusatemi la voce, un goccino di rum. Un bicchierino piccolino di rum, se ce l'avete, altrimenti mettete un'altra cosa. Poi aggiungo l'olio. Oh, io l'olio l'ho miscelato, ho fatto metà semi e metà del mio olio d'oliva. Non l'ho messo per intero il mio olio d'oliva perché gli darebbe un sapore troppo forte di olio. Quindi ho fatto metà e metà. Voi se volete mettete tutto olio di semi, d'arachide o di mais. Ok, adesso a questo punto diciamo che io aggiungo qualche cucchiaio di acqua, quella che serve, però se volete, se vedete che l'impasto non lega bene, potete aggiungere un altro goccino di olio. Io ho messo 100 ml. Però mentre lo lavorate con le mani potete decidere se aggiungere altro. L'impasto è proprio così, rimane, vedete, granuloso, non spaventatevi all'inizio perché bisogna lavorarlo bene con le mani, poi farlo riposare, comunque non verrà come l'impasto della pasta frolla. Quindi vi dovete regolare, diciamo, ma non mettete tantissimo olio, così va bene, vedete, è inumidito. E a questo punto lo presso con le mani, così in questo modo. Dentro non c'è né uovo né burro né altre schifezze che servono a far legare, quindi viene per forza così. Non vi spaventate, continuate a pressare sempre con le mani. Ed ecco, vedete che si sta già compattando. Poi le bricioline che rimangono le mettiamo in mezzo. Adesso questo lo lavoro un altro pochino, poi lo copro con la pellicola e lo lascio
15 minuti, 20 minuti, gli diamo tempo di assorbire bene tutto l'olio, così poi si lavora meglio. Sì, ungetevi le mani così magari o con l'acqua o con l'olio. Ok, io direi che ci siamo. Questa parte ve l'ho voluta far vedere tutta perché è successa anche a me. Ho preso un'altra ricetta, non questa che ho creato, quasi l'ho creata quasi io questa. Un'altra ricetta e proprio non riuscivo a farlo compattare e alla fine ho buttato tutto e poi ho fatto a modo mio. Ecco, vedete, dopo qui, dopo che è stato un pochino a riposo, lo metto su una carta forno e adesso devo cercare di abbassarlo con le mani così. Non preoccupatevi dei pezzettini che tanto poi li rimettiamo dentro. Allora, o facciamo così oppure mettiamo una carta forno sopra. Fate come meglio, pensate, come meglio vi riesce di fare. Ecco, io ho fatto un pochino con la carta, poi l'ho tolta però. Dobbiamo, vedete, premere anche i lati, aiutarci così. Oh, non li fate troppo bassini questi biscotti perché poi si spezzano, perché sono talmente croccanti e friabili che si spezzano. Oggi sto giù di voce, abbiate pazienza. Sono andata a camminare, ho sudato un pochino e sono rimasta con la voce così. Ecco qua. Bene, adesso prendo uno stampino. Potete decidere la grandezza che volete, io ho preso questo che è una cosa media. Allora, adesso anche qui non è che possiamo prendere direttamente la pasta perché crollerebbe, quindi ci aiutiamo con le mani. Adesso vi faccio vedere come ho pensato poi di fare. Allora, quando lo mettiamo già sulla carta forno pronto per infornare, pressiamo un pochino così. Adesso vi faccio vedere meglio, un attimino. Allora, mi aiuto con un tarocco, faccio così. Una volta che ho premuto, ecco, con il tarocco trasferisco sulla carta forno, sulla teglia dove poi andrò ad infornare, spingo con la punta delle dita, quindi lo sistemo un pochino, lo compatto ancora un pochino, se c'è qualche pezzettino che esce fuori lo metto dentro ed ecco qua, vedete, vengono belli rotondi. Continuo, ecco qui potete vedere meglio, quello che esce fuori poi lo rimettiamo dentro. Ok. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi. Quando ho finito tutto il lavoro in forno ci vorranno presso poco 15 ma anche 20 minuti. Eccoli qua, vedete, debbono colorire sotto e sopra. Se volete potete anche girarli, però dovete fare piano perché finché sono caldi si possono spezzare. Beh, io direi che sono venuti molto bene, che ne dite? Adesso proviamo anche a spezzarne uno, eccoli qua, e ad assaggiarlo anche. Perfetti, guardate, sono croccanti al punto giusto e buonissimi, sono molto molto buoni. Bene, sono soddisfatta, poi sono ancora leggermente tiepidi, debbono freddarsi di più per essere più croccanti. Bene, io ci faccio subito colazione. Vi ringrazio tantissimo della visione, amici. Provate a farli perché non è difficile. Avete visto, se seguite bene il mio video, ci riuscite anche voi. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.